Buonasera, buonasera, di nuovo in diretta con lo Sport in Rete. Oggi venerdì 22 marzo, sono le 19:36. Ancora una volta per parlare di sport come tutti i venerdì sera. Oggi con noi c'è Diego Schettino, Buonasera. che ci racconterà un po' la sua vita attraverso lo sport. Diego è un disabile in carrozzina. Ci racconterà lui bene cosa vuol dire, perché sul tema disabilità, sui termini che si usano con la disabilità, c'è molta confusione, c'è anche poca conoscenza e c'è tanta, tanta appunto materia da scoprire. Io stesso siamo venuti assieme, no? Qui in studio, dalla metro, io di solito faccio una strada che poi ho scoperto che non è accessibile per i disabili, perché non ci sono le rampe, perché ci sono dei piccoli ostacoli che io a piedi scavalco senza nessun problema, però poi ci rendiamo conto che non è così. Quindi tutta questa materia sconosciuta la lascio parlare a te, presentati da solo su chi sei. Buonasera, io sono Diego Schettino e sono disabile da circa 20 anni, quindi ne ho 21, e quindi praticamente dalla nascita. Ormai posso dire che non ne ho dovuto fare l'abitudine perché ci sono abituato e ci vivo, quindi con la mia disabilità, e ne sono fiero perché scopro ogni giorno cose sempre più belle. Quindi, vabbè, la mia disabilità in particolare è la paraparesi spastica, per cui insomma i miei muscoli hanno un po' più di problema, ecco, a livello anche di, cioè danno più resistenza quando c'è da fare i movimenti che i normodotati fanno di solito. Quindi in particolare questa, ecco, insomma, la specialità della mia Ci verrebbe da disabilità. dire, nonostante tutte queste difficoltà, sei uno sportivo. Sì, perché gioco a rugby da 2 anni a questa parte. Ho iniziato, mi sono tuffato nel mondo dello sport quasi 4 anni e mezzo fa, perché ho iniziato facendo basket, ma ho capito che ero completamente negato per questo sport. Ho provato atletica ed ero negato anche per quello sport. Allora ho fatto 2 più 2, ho detto o sono negato con lo sport o ci provo l'ultima volta, la terza volta è quella che viene bene. Infatti col rugby è da 2 anni che ci gioco. E E perché proprio rugby? proprio il rugby, perché è uno sport che io vedo molto completo, perché c'è l'aspetto sociale, c'è l'aspetto del team, c'è l'aspetto della coesione con i propri compagni, c'è l'aspetto dello scontro, dell'agonismo, ma che poi porta alla fine della partita, come nel rugby normale, porta al terzo tempo. Il terzo tempo prevede che tutti quei scontri che ci sono stati durante la partita, e ce ne sono molti di scontri, prevede che poi ci si stringe la mano e si beve un boccale di birra assieme, ecco. Perché è Fantastico. questo il bello, secondo me, dello sport. E come funziona? Immagino che sia una curiosità di tutti quanti. Abbiamo in mente il rugby tradizionale, il rugby in carrozzina o wheelchair rugby. Quali sono le regole? Come si gioca? Allora, si gioca, bastano poche cose che Tanto però. vediamo anche le immagini che Sì. vanno e ci sono anche degli scontri, quindi si Sì, gioca a tutti gli effetti. non c'è pietà, non c'è la pietà che magari incontriamo noi disabili tutti i giorni, ecco, poi faremo riferimento anche a quello. E niente, il rugby prevede delle regole molto semplici, nel senso che, beh, non c'è la mischia, ovviamente, però per ovvi motivi, però c'è il. Obiettivo è fare meta, che la meta non è come quella del rugby normale, ma è delimitata da 2 coni, da 2 coni, e c'è un'area che è più, come vedete nel video, c'è un'area davanti alla meta, e prevede appunto fare meta. Però a differenza del rugby normale, cioè normodotato, il rugby in carrozzina prevede più tecnica, più coesione, appunto, perché cioè, non è una gara chi corre più in fretta verso la meta, anche perché lo spazio è più delimitato, perché noi giochiamo indoor di solito sui campi da basket, quindi il campo è ristretto da 28 metri, e quindi comunque è più uno sport di tecnica e di coesione. Una delle principali regole è il over and back. Cioè tu non puoi portare la palla, che tra l'altro è la palla da pallavolo, non è quella ovale,
non la puoi portare oltre la metà campo e tornare indietro. Io questa regola non l'ho ancora capita, però vabbè, prima o poi ci arriverò. E altre regole sono sempre regole di secondi, di trattenuta. È un mix di sport alla fine, perché comunque c'è il campo da basket, la palla è quella da pallavolo e ha tutte le regole proprio a parte, ecco. Certo. E vorrei aggiungere solo per il rugby che l'aspetto che secondo me trovo più importante e convincente di questo sport è che ogni giocatore ha un punteggio, ma non come valore da dare a una persona, ma come valore aggiunto, perché per esempio il punteggio massimo, si gioca in 4 in una partita, 4 contro 4, e la somma dei 4 giocatori in campo deve essere 8, per cui non possono giocare solo giocatori con disabilità minori, ma c'è una coesione di giocatori con disabilità maggiori o minori, e questo dà proprio valore allo sport e al disabile in sé, ecco, insomma. Fantastico. Oltre al valore esterno dello sport, che comunque certo c'è anche un valore al di poi fuori della... Ci sono anche delle immagini che passeranno in rassegna, ma anche dal video, se non sbaglio, ho visto che ci sono anche donne che giocano, quindi sì. È misto, e mi sembra che non ci sia anche il limite di età. L'età sono... Sì, l'età sì, vanno dai più giovani e fino ai quelli un po' più diversamente giovani. Vorrei usare questo termine. E sì, e soprattutto la cosa è che è un'inclusione totale, nel senso donne, maschi, diversamente giovani, insomma non c'è nessun tipo di discriminazione. È uno sport per tutti. È uno sport per dire... Esatto, si può dire che è uno sport veramente per tutti. Fantastico. E quindi come funziona poi l'aspetto competitivo? C'è un campionato vero e proprio? Allora, c'è un campionato, c'è stato, finora ce ne sono stati due, chiaramente quello dell'anno scorso e quello prima. E per ora ci sono 6 squadre in Italia. C'è la squadra di Padova, Vicenza, Verona, Milano e le due romane. E il primo campionato è stato vinto da Padova e anche il secondo. Però noi della Polisportiva Milanese stiamo facendo grandi passi in avanti, o meglio, grandi ruote in avanti, perché dal primo campionato siamo arrivati terzi, il scorso campionato siamo arrivati secondi. E un avviso per il Padova è che quest'anno arriveremo primi. Tocca a voi, grandissimo. Sicuramente. E il campionato, sì, quindi sono poche squadre, dura poco? Dura in realtà da aprile a ottobre circa, okay, perché c'è sia un'andata che un ritorno, okay, per cui sono proprio scontri, ci sono delle tappe, e la prima tappa tra l'altro sarà qui a Milano, Cassina dei Pecchi, e l'11 e il 12 maggio, e da lì poi, okay, appunto partirà il terzo campionato ufficiale di wheelchair rugby in carrozzina. Fantastico. Ecco, insomma. Sì, però sì. Da ottobre ad aprile, quando non c'è il campionato, non è che state fermi? No, anzi, sgobbiamo ancora di più, perché certo, dobbiamo mantenerci bene e in fate forma. Degli eventi. Facciamo degli eventi, come per esempio ci sarà quello di domani, proprio anche a livello sociale, perché noi puntiamo anche a un livello sociale nello sport, perché lo sport deve influenzare a livello di proprio sociale, per cui per esempio domani saremo all'Idroscalo alle 16:30 per giocare con i ragazzi del Beccaria. Fantastico. E niente, quindi faremo questo evento proprio per poter unire tutto ciò che si può includere, ecco, noi siamo sì, per l'inclusione. Fantastico. Quindi. E senti, dal punto di vista proprio tuo personale, sì, nella tua vita, nella tua quotidianità, quanto è importante lo sport e il rugby? A livello di... per me è molto importante. Io punto ad arrivare a un buon livello proprio anche di preparazione. Però al di là del livello, io quando non vado a fare l'allenamento mi sembra che mi manchi qualcosa, ecco, mi sembra che veramente una parte di me la lasci da qualche parte, quindi insomma è veramente veramente importante, perché influisce a 360 gradi in quello che sono io. Certo. Perché io sono Diego, con lo sport, con tutto il resto, quindi insomma... Senti, e fuori dal parquet, fuori dal campo, nella vita quotidiana sei un rugbista?
Cioè, sei uno che lotta comunque. Sì, io placco alla grande nella mia vita. E sì. Perché non deve essere E un mi do facile. anche al bere, quindi come giusto che Come sia, tutti i perché sennò. rugbisti, Eh sì, perché sennò. bevono sempre. Sì, mi E arricchisco. senti, adesso tralasciando un attimo lo sport, tu giustamente dici lo sport rende completo, c'è una formazione dietro educativa, cioè e lo sport insegna avere obiettivi, la tua vita però è una partita continua. Quali sono le difficoltà maggiori, no? Perché prima dicevo all'inizio c'è tantissima ignoranza sul tema. Tu, nella tua quotidianità, quanti placcaggi devi fare al giorno per fare quelle cose essenziali che uno normodotato cosiddetto fa senza preoccuparsi, quindi andare al lavoro e usufruire dei servizi necessari. Tu devi placcare, devi combattere. Sì, Raccontaci un po'. basti pensare che io appena esco dalla porta di casa, ho esattamente 4 gradini da fare e io ringrazio veramente per il tipo di disabilità che mi permette di fare quei 4 gradini. Però se io devo pensare a una persona con una disabilità maggiore, sarebbe molto molto problematica fare quei 4 gradini. Quindi già a me dopo 2 metri è già un problema, è già un ostacolo. Che ovviamente supero sempre, come cerco di fare Quindi sempre. cominci la giornata subito con una bella, In partenza, proprio subito in in partenza. accelerazione, senza. Dopodiché, per andare al lavoro, tu la mattina devi prendere i mezzi pubblici, Sì, non per so. andare al lavoro io avrei due possibilità: o cambiare 3 metropolitane diverse, partendo da Sesto Primo Maggio. Oppure la possibilità di cui usufruiscono tutti i normodotati è prendere il treno. Certo. Però il treno è un Terna all'otto, nel senso che veramente è più facile vincere al Terna all'otto Che che prendere il capire treno. il treno che si può usare, capire quanto si rischia effettivamente la vita tutti i giorni, perché non lo dico proprio fuori dai denti, perché. Io mi faccio sempre aiutare da chiunque ci sia in stazione per farmi salire sul treno. Però se uno ci pensa, basta veramente un attimo che scivola una maniglia, che scivolo io, e veramente basta un attimo che si peggiorano solo le cose. Quindi basta anche solo pensare a questo per poter cercare di cambiare le cose. Ecco, infatti tu per cambiare le cose fai parte anche di diversi Sì. movimenti, tra cui Abbatti le barriere, Sì, no? Che è un batti. nome e una garanzia, cioè lo vediamo Sì, sì, sì. nell'immagine, nel logo, un nome e una garanzia, abbattiamo le barriere. Che tipo di barriere avete pensato? Appunto, io faccio parte di questo movimento, Abbatti le Barriere, è un movimento che si occupa di abbattere barriere architettoniche, nel senso di segnalazione proprio delle barriere architettoniche, ma soprattutto le barriere mentali, perché Ok. le barriere architettoniche oggettivamente partono dalle barriere mentali. Perché Certo. basti pensare che se uno non individua il problema, non individua la presenza anche del disabile, perché oggettivamente siamo degli esseri invisibili in questa società, lo dico proprio schiettamente, e se non lo si individua diventa veramente una barriera mentale. Perché basti pensare che noi siamo all'incirca il 10% della popolazione italiana. Quindi questo comporta che se uno in realtà si fa anche un giro per strada, di quei 10% di Non popolazione se ne vedono. vede una piccolissima percentuale. Perché? Non perché noi non, cioè, siamo asociali, anzi, semplicemente perché c'è una barriera mentale da parte dei non dotati che vedono ancora la disabilità come problema, come malattia, come non solo, cioè non come diversità, perché secondo me il concetto fondamentale è la diversità come ricchezza. Alla fine siamo diversamente abili tutti, cioè bisogna dirlo. Certo. C'è chi è abile a fare una roba e chi è invece non è abile in quel senso. Allora perché noi diciamo che, perché allora si definiscono diversamente abili chi non riesce a camminare, mentre Certo. chi magari non riesce a dico banalmente, giocare a basket non lo si chiama diversamente Diversamente abile anche in abile. quel senso, perché è proprio qua il Verissimo. concetto fondamentale. Perché noi siamo fissati come propria società a voler usare le parole in modo giusto, ma alla fine poi
la cosa fondamentale è dare diritti alle persone. Assolutamente. E non lo stiamo facendo nel 2019. Certo, infatti i servizi sono pensati per i cosiddetti normodotati, tant'è che mi è capitato proprio insieme a te, anche venendo qui, banalmente, quando tu devi andare da un posto A a un posto B a Milano, la cosa più facile, vai su Google Maps, cerchi il percorso. Il percorso su Google Maps però non evidenzia le barriere architettoniche, non ti dice se un ragazzo in carrozzina può prendere tipo il tram quelli vecchi, penso a, non so, al 2 o a quei tram antichi, il 5, che non hanno le rampe, un ragazzo in carrozzina non le può prendere. Esistono, non so, dei Google Maps alternativi per... Allora, purtroppo ti devo mentire, nel senso che c'è una modalità di accessibilità per Google Maps, okay, accessibile in sede all'hotel. Fantastico. Però non c'è la problematica del fatto temporale, nel senso che dipende, cioè c'è i tram che adesso, ci sono dei tram accessibili che si chiamano i Sirietto, no? Sì. Però a volte bisogna aspettare veramente dei termini, cioè veramente tanto tempo per poter prenderli, perché magari non c'è quello, sono alternati, invece certo, dovrebbe essere accessibilità. Normale. E meno male che qualche anno fa Milano è stata nominata come città più accessibile, perché io non è che immagino, ma so che in altre città è veramente critica la situazione, però non si può paragonare e dare una terminologia a una città in base a quello che manca alle altre città. Certo, questo dovrebbe essere normale. Questo deve cambiare. A volte anche nella mappa metropolitana viene segnalato quale stazione ha l'ascensore per i disabili, come se fosse un servizio in più, no? Sì, come se fosse, esatto, un'agevolazione, invece sì, è una necessità. Sì. E ci sono metropolitane che invece non hanno questo tipo di servizio e quindi tagliano fuori. Se uno banalmente ci fa occasione, quando va in metropolitana... ci sono proprio dei simboli del disabile blu, dove in realtà in alcune stazioni della metropolitana 1 e M2 non ci sono. E io mi chiedo, adesso poi stanno facendo la nuova metropolitana, mi sto chiedendo, ma prima di fare la nuova metropolitana, mettiamo a posto quella vecchia, certo, per dare veramente accessibilità a tutti, perché poi... Basta, vi do veramente, noi siamo anche una società in questo momento che ci basiamo sui numeri, va bene, vi do dei numeri. Non è quel 10% in Italia che ha il disagio, perché basti pensare agli anziani, alle mamme col passeggino, alle mamme incinte, alle persone con la bicicletta. Certo. Infatti proprio per questo, anche con Abbatti le Barriere, vogliamo fare un appello per una cooperazione con la comunità dei ciclisti. Certo. Per dire, mannaggia, vogliamo cambiare assieme. Perché l'accessibilità è un problema comune, la non accessibilità primaria della città. Quindi, assolutamente, sì, il problema ciclisti a Milano sì, è sicuramente all'ordine del giorno, anzi cerchiamo di affrontarlo il più anche presto perché, possibile. Anche perché, scusami, nell'anno di Abbatti le Barriere, perché ormai siamo giovani da un anno che siamo in piedi, sulle ruote, e... in quest'anno abbiamo anche fatto un'esperienza, abbiamo provato a fare un'esperienza con l'hand bike, percorrendo tutte le piste ciclabili da Monza, tra Monza e Milano. E cosa è successo? Niente, è successo quello che era prevedibile, nel senso che la metà delle piste ciclabili non erano percorribili, perché magari c'erano le buche, perché magari c'erano degli ostacoli. Questo però vuol dire proprio il fatto che le piste ciclabili non siano percorribili, non siano accessibili, porta a quello che io ho appena detto, che è un problema sia delle persone con difficoltà motorie, con le varie sfumature di disabilità, sia le persone con la bicicletta. Con la bicicletta, con altri servizi. O appunto con altri servizi, cioè basti pensare... passeggino, gli anziani in bicicletta. O gli anziani in bicicletta, pensiamo banalmente, quando non sappiamo cosa pensare, pensiamo agli anziani in bicicletta, che rischiano veramente di diventare diversamente abili anche loro. Certo, lo diventano. Se cadono con la bicicletta giù dalle scale o prendono una buca in mezzo alla strada. Perché poi influenza anche a livello economico questa cosa qua. Certo. Perché la maggior parte degli infortuni in itinere sono portati dalle barriere architettoniche.
Cioè, perché è così, cioè bisogna dirlo, cioè, quindi no, no, e fai bene a dirlo. Questo è un problema grande. Ci impegniamo assolutamente a divulgare, a diffondere questo tipo di conoscenze. E siccome ci abbiamo in conclusione, volevo farti invece una domanda su un'esperienza un po' più positiva, perché ci sono anche invece tutta una serie di realtà che si battono per lo sport inclusivo, ad esempio un'esperienza che tu hai fatto in Ungheria, no? Con un progetto di scambio giovanile europeo sul tema dell'accessibilità nello sport, giusto? Sì, esatto. No, è stata un'esperienza molto positiva, nel senso che tutte le situazioni che ho incontrato sono state accessibili. Poi ovviamente, per come sono fatto io, volevo chiaramente rischiare me stesso e ho voluto infortunarmi lo stesso, perché non sono abbastanza infortunato, quindi ho detto ciao, e quindi sono molto intraprendente, quindi mi sono buttato giù da una discesa e chiaramente mi sono infortunato, però l'esperienza è stata veramente accessibile, così deve essere tutti i giorni. Ci sono come tutti i normodotati, perché siamo normodotati tutti. Siamo diversamente abili tutti, siamo diversamente tutti abili normodotati, tutti. Benissimo, allora andiamo in conclusione, ti chiedo le ultime due cose. Se uno vuole venire a vedere una vostra partita di rugby, dove vi trova? Allora, come ho detto prima, la prima tappa è l'11-12 maggio a Cassina dei Pecchi, però troverete le news su Wheelchair Rugby Polisportiva Milanese, su Facebook. Ok, fantastico. E poi i nostri allenamenti, se volete venire a vederli, sono il venerdì sera a Ponale, zona Ponale, in via Thomas Mann 8, e facciamo proprio, ci alleniamo per arrivare primi. D'accordo. Ovunque e sul campo e soprattutto nella vita. D'accordo, fantastico. Io ringrazio veramente Diego. Grazie e a voi. Ovviamente l'appello che raccogliamo è che questa partita per la lotta all'abbattimento delle barriere, infatti ricordiamo anche il movimento Abbatti le Barriere, che trovate anche su Facebook, la pagina Facebook, non è una partita dei disabili, è una partita con i disabili e con i diversamente abili e non dotati, è una partita da fare assieme, in cui il gioco di squadra è necessario coinvolgere tutti. Quindi ovviamente se c'è qualche ascoltatore che è rimasto colpito, i contatti sono questi: Abbatti le Barriere, la pagina Facebook, e Polisportiva Milanese Wheelchair Rugby. Diego, grazie mille e io auguro a tutti un buon venerdì sera, un buon weekend. Le trasmissioni di Milano News ritornano lunedì mattina, lo sport in rete di nuovo venerdì prossimo alle 19:30, sempre in diretta. Ciao a tutti, buona serata. In gamba. In gamba.